parliamo di telefilm. Volevo fare un video su in cui vi parlo dei miei telefilm preferiti, di quelli che sono i miei preferiti in questo momento, di quelli che lo erano, cioè quelli del passato, quelli che ho lasciato a metà, quelli che mi incuriosiscono ma che non ho ancora visto, e vorrei sapere anche la vostra opinione, ovviamente. Cominciamo con i telefilm che sto guardando in questo momento. Questa, diciamo che è una classifica, tra virgolette, a marzo 2014, perché probabilmente tra un mese sarà già completamente diversa. E quindi, in questo momento, i telefilm che adesso stanno andando in onda, che andando in onda nei paesi di origine, perché io comunque li guardo in streaming o li scarico, insomma, direttamente in lingua originale quando escono, perché io comunque non ho Sky, quindi non riuscirei a vederli, e dalla televisione normale non li guardo, anche perché in genere li trasmettono, appunto, a meno che non sia Sky, tradotti li vengono trasmessi comunque più indietro rispetto a quelli originali. In più, una volta che si incomincia a guardare il telefilm con l'audio originale, con le voci originali, guardarlo doppiato non è assolutamente la stessa cosa, almeno dal mio punto di vista. Al momento al numero uno metto My Mad Fat Diary. È una serie inglese, alla seconda stagione. È praticamente la storia di... basato su una storia vera, su un libro autobiografico, di questa ragazza, Rachel, chiamata Rhea, che è appunto inglese, che deve, diciamo, venire a patti con se stessa, con i propri problemi. Lei è grassa e matta, o almeno lei si definisce matta, perché comunque ha tentato il suicidio. La prima serie incomincia con lei che esce da questa casa di cure. Nella prima serie cerca di disperatamente di nascondere il fatto che è stata ricoverata e perché è stata ricoverata. E nella seconda, anche adesso, non è affatto migliorata la cosa. E praticamente parla della sua storia in relazione con sua madre, con il suo psicologo, con i suoi amici, perché incomincia a farsi nuovi amici, i primi amori, e quindi, insomma, a me piace tantissimo. È molto crudo, perché comunque sia per le tematiche che per comunque le rappresentazioni è molto crudo, anche se comunque è divertente, perché ad esempio lei, ci sono dei fermi immagini in cui, che ne so, è come se lei disegnasse sopra il fermo immagine, non so se mi sono spiegata bene. Comunque è molto bello, molto 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 bello, a me piace tantissimo, al momento mi sta prendendo tantissimo. E se qualcuno di voi l'ha visto, probabilmente mi capirete se io dico che voglio un film. Trovatemi un film. Al secondo posto, anche se non è proprio una classifica, metto Teen Wolf, che è un horror teen drama comedy, un po' un misto, prodotta da MTV, e in cui, appunto, è che è ispirata molto vagamente al telefilm, al film degli anni 80 con Michael J. Fox. In Italia penso si chiamasse Voglia di vincere. Sì, comunque in originale era Teen Wolf, anche se in realtà della storia non c'è zeccare mazza, se non il fatto che lui è un teenager che viene morso da un lupo mannaro, e da un lupo mannaro diventa a sua volta un lupo mannaro. Essendo un telefilm basato sui lupi mannari e altre cose soprannaturali, ma prettamente sui lupi mannari, al 99% in ogni puntata c'è qualcuno ad orso nudo. E visto che sono lupi mannari, sembrano tutti modelli usciti da Abercrombie, modelli e modelle, perché comunque sia gli attori maschili che quelli femminili sono tutti gnocchi, tutti belle belle, fighi da panico e fighi da paura, vabbè. In più, questa serie mi piace tantissimo, sono alla terza serie, giunti alla terza serie, ormai sta finendo, sono al 21esimo episodio tipo, e mi piace tantissimo perché il mio personaggio preferito, che presumo sia il personaggio preferito di chiunque, Styles, è molto concentrato su di lui, quindi mi piace parecchio, mi piglia parecchio, devo assolutamente sapere come va a finire. Poi, Once Upon a Time, che è ricominciato da una settimana, almeno da quando sto registrando il video, e è cominciato col botto, la nuova cattiva, spero di... non lo dico, dai, magari lo spoilero. Comunque sono alla quarta serie? Terza serie? Oh, non mi ricordo mai le serie, terza serie direi. La seconda parte della terza serie, dopo che era finita con la storia di Peter Pan, e anche qua non voglio spoilerare, io devo spoilerare, io spoilero sempre, comunque. Dopo che era finita con Peter Pan, adesso ricomincia, e è ricominciato col botto.
è ricominciato col botto. E qui dico, voglio un hook. Un hook, datemi un capitanoncino, eh? Infine, tra le serie che al momento sono in programmazione, Glee. Glee lo guardo per fede. Glee va visto per fede, perché ormai... Anche se nell'ultima puntata che è ricominciato anche lui, dopo il fermo... anche lui ha fatto 3-4 mesi di fermo, praticamente... Mi ha fatto piangere, ma era dedicata a Finn. E chi guarda Glee sa di cosa sto parlando. E quindi non conta. Però Glee va visto per fede, perché io le prime... È stata un'ossessione per le prime tre serie. La prima, la seconda tantissimo, e la terza serie sono state proprio un'ossessione. Ma del tipo che rimanevo anche alle 3 di notte sveglia per guardarmelo in diretta dall'America. Ok, adesso purtroppo secondo me i personaggi... Ryan Murphy ha questa cosa, che è il creatore di Glee, insieme ad altri telefilm che hanno fatto esattamente la stessa cosa, ha questa cosa che lui parte col botto, un'idea originalissima, carte in tavola messe bene, e poi dopo si monta la testa, megalomania, e incomincia a sparare cavolate, i personaggi diventano, chi se ne frega, tanto piace, quindi anche se non tengo una continuità nel personaggio o nella storia non ci interessa, perché tanto la gente lo guarda, le canzoni sono fighe, e quindi chi se ne frega. Continuo a guardarlo per fede, perché voglio sapere come va a finire, perché comunque hanno detto che finirà nella sesta serie, siamo alla quinta. E quindi, anche se secondo me è molto probabile che ci sarà uno spin-off solo per la New York. Telefilm di cui sto aspettando la nuova serie, cioè che è finita la serie e ne comincia un'altra. The Mindy Project. Questo è un telefilm che non è molto conosciuto, almeno io non ne ho sentito tanto parlare, ma a me piace parecchio. Ho cominciato a guardare la prima serie un po' così, perché avevo letto un articolo in cui parlavano di questo telefilm, perché l'attrice, che in realtà è anche regista, produttrice e tutto, è una curvy. E quindi mi piaceva, volevo darci un'occhiata. In più lei è un personaggio meraviglioso secondo me, perché è fuori di testa, è un po' una Bridget Jones indiana, perché lei comunque è indiana, e veste sempre coloratissimo, è molto... a me piace parecchio come carattere, anche se a volte può risultare un po' fastidioso. E quei caratteri, quei personaggi che... Charters, quei personaggi che ti annoiano, che però ti sono simpatici. E è praticamente la storia di questa dottoressa, sì, che è una ginecologa, e praticamente la sua vita, in poche parole, lei e dei suoi colleghi. E sì, la prima serie è carina, dei suoi colleghi, ovviamente, della sua vita amorosa soprattutto, o mancanza di vita amorosa. Prima serie carina, la seconda mi ci sono affezionata tantissimo, dopo che, non voglio spoilerare, però ovviamente... personaggi che si intrecciano, storie d'amore che si intrecciano, e mi ha tenuto collegato allo schermo fino al grande cliffhanger dell'ultima puntata, e adesso devo sapere cosa succede, però la serie è finita, quindi non so quando uscirà quella nuova. The Carrie Diaries. Allora, io non ho mai guardato Sex and the City. Ebbene sì, non l'ho mai guardato. Cioè, ho guardato qualche episodio, quando mi facevo zapping e mi capitava sott'occhio, lo guardavo. Però, e so la storia, so bene o male cosa succede nell'arco di tutte le 7 stagioni, mi pare. Cos'erano? 7-10? Non lo so. Comunque, non ho mai guardato per filo e per segno tutti gli episodi. Però The Carrie Diaries, guardato staccato da Sex and the City, secondo me, perché comunque i personaggi si chiamano uguali, ma... ovviamente non ci azzeccano, cioè sono due persone diverse, secondo me, sono due cose diverse. A me piaceva tantissimo, era carinissimo, assolutamente irreale, perché una ragazza del college che va a lavorare come internship per una grossa rivista di moda, e va a vivere da sola a New York con l'appoggio del padre, e che si trova con questo moroso figo e ricco... Però era bello, i vestiti bellissimi, i costumi bellissimi, che nonostante sia ambientato negli anni 80 sembrava uscito da il giornale di ieri, tipo. Mi pare di aver letto però che non sia stata rinnovata per la terza stagione, hanno fatto due stagioni e secondo me non è stato rinnovato, ma non vorrei dire una cavolata. Se sapete notizie fatemi sapere. Poi Super Fun Night. E anche questo l'ho cominciato a guardare per lo stesso motivo per cui la protagonista è una ragazza ciccia.
la protagonista in questione è Rebel Wilson, e anche qui è scrittrice, attrice, produttrice, fa tutto lei. In realtà all'inizio non è che mi piacesse tantissimo, perché lei è un po' una macchietta e il personaggio che interpreta è praticamente se stessa. Cioè, quando la si vede nelle interviste, o ad esempio anche quando aveva fatto la presentatrice per gli MTV Award, è più o meno la stessa cosa nel telefilm. Lì lei fa un avvocato, con lei e le sue due migliori amiche vivono insieme in un appartamento, e fin da quando erano adolescenti, hanno più o meno 30 anni. Un po' meno di 30 anni, fin da quando vivevano, erano alle superiori, loro il venerdì la trascorrevano in casa ed era la loro super fun night. E praticamente invece nel telefilm ogni venerdì praticamente, o comunque ogni sera, ogni super fun night, fanno qualcosa di diverso, succede qualcosa, insomma, per cui si sviluppa la storia in questo modo. All'inizio non mi piaceva tantissimo, poi ovviamente c'è la stessa storia di... sto spoilerando. Vabbè, del collega figo e della collega stronza, che in realtà poi stronza non è, a me piace parecchio il personaggio di Kendall, che sarebbe la collega stronza, che stronza non è. Che stronza non è, ma stronza è. Anche qua, alla fine, negli ultimi episodi si è molto rivalutato e mi è piaciuto parecchio. Voglio sapere come va a finire. Non so se ci sarà una seconda serie, ma penso di sì, perché stalkerò Wilson su Instagram e ha postato delle foto con gli attori, quindi... sono positiva che ci sarà una seconda serie. Telefilm che guardavo e che per un motivo o per l'altro ho interrotto. E per guardarlo non intendo che ho guardato una puntata, ma che ho guardato varie puntate o anche varie serie. La prima è The Walking Dead. The Walking Dead. Allora, quando è uscita le prime due serie, era già uscita la prima serie, io l'ho recuperato con la seconda, ne ero ossessionata, ne guardavo in continuazione, cioè le guardavo per due o tre giorni, non facevo altro che guardare puntate di The Walking Dead, tant'è che sognavo zombie la notte, non incubi, però sognavo zombie, mi svegliavo la mattina, c'erano zombie nei miei sogni, molto bene, e mi piaceva tantissimo, c'erano dei personaggi ovviamente che adoravo, Daryl, momento per Daryl, e altri che odiavo, come tutti del resto, cioè nel senso che tutti amano Daryl e tutti odiano Lori. Ho guardato la terza stagione, mi ha preso tantissimo, mi piaceva moltissimo la storia del governatore. E qua spero di non spoilerare robe, vabbè, ormai scriverò grosso come una casa, pericolo spoiler. E negli ultimi episodi, quando c'era un altro personaggio che a me non piaceva, che non sono l'unica a cui non piace, Andrea, insomma la sua storia stava evolvendo, ho smesso di guardarlo perché sono rimasta indietro con una puntata, non per altro, e da lì non l'ho più guardato, ho continuato a scaricare, li scarico tuttora perché adesso c'è la quarta stagione, sono al quinto o sesto episodio mi pare, però poi non lo guardo, quindi non lo so, perché dovrò trovare la forza. The Following. Il motivo per cui ho cominciato a guardare The Following era Kevin Bacon, ed è la storia praticamente di questo poliziotto che dà la caccia a questo super mega criminale, che la prima serie incomincia che il criminale è già stato arrestato praticamente, la prima puntata è così. E io nelle prime due puntate, cioè, avevo sempre la base alla terra, perché era wow, plot twist uno dopo l'altro, cioè snocciolati così. E mi ha preso tantissimo, le prime puntate mi piacevano tantissimo, il fatto che Carol da dentro, il cattivo, da dentro la prigione manipolasse tutto il resto e sembrasse sempre un passo avanti al buono, che era appunto Kevin Bacon, mi piaceva da matti. Poi sono successe cose e... no. Quindi sì, la prima serie non l'ho finito di guardare, l'ho lasciata lì a metà, più o meno, poco più della metà, e adesso è cominciata la seconda serie, ma... Non li scarico neanche. Vale la pena guardare? Se per caso guardate The Following, ditemelo. Un altro è Game of Thrones. Se non ne avete sentito parlare, probabilmente al momento siete su Marte e non avete una ricezione satellitare. E io ho guardato la prima serie, l'ho divorata, l'ho consigliata praticamente a tutte le persone che conoscevo e poi l'ho lasciata lì. Ho scaricato la seconda serie, ho scaricato la terza serie e adesso incomincerà la quarta serie, ma non le ho guardate. O meglio, mi sono spoilerata tutto perché io sono una che si spoilera tutto, mi sono spoilerata tutti i libri, e mi guardavo solo i pezzettini dei personaggi che mi interessavano, che sono poi due o tre, tipo Jamie e Brienne e Arya.
quindi sì, dovrò guardarle prima o poi, dico di che le guarderò, però nel frattempo vado avanti a spoiler. American Horror Story. Questo è di nuovo la teoria di Glee che ho detto prima, per cui Ryan Murphy, il creatore di Glee e American Horror Story, parte in quarta dopo la prima serie. Allora, io la prima serie l'ho guardata. American Horror Story è un po' particolare perché praticamente ogni serie è una storia a sé stante. Gli attori ritornano con personaggi diversi, non tutti ritornano, però gli attori sono ricorrenti con personaggi diversi, ma comunque storie completamente diverse. Nella prima serie era ambientata in una casa con i fantasmi. E la seconda serie è ambientata in un manicomio. La terza serie era ambientata a New Orleans e parlava di streghe, poche parole. E la prima serie si chiama American Horror Story, la seconda American Horror Story Asylum e la terza Coven. Io ho guardato la prima e mi è piaciuta tantissimo. La seconda l'ho cominciato a guardare, ma a un certo punto anche lì ho perso la voglia di starci dietro perché incominciavano a buttarci dentro di tutto. Adesso io vorrei, spoiler, parlerò della seconda serie di American Horror Story, se non l'avete vista andate via, saltate avanti. Alieni, mostri, nazisti, esperimenti sui nazisti, religione, cos'altro? Passato, presente. No, troppa roba, troppa carne al fuoco, troppi personaggi. No, l'ho lasciato perdere. Magari lo riguarderò. Awkward. Che anche questa è una serie prodotta da MTV e in Italia è stato prodotto con qualcosa del tipo Diario di una nerd superstar, che non c'entra assolutamente niente. Io ho guardato tutta la prima serie e mi è piaciuta parecchio. Adoro le storie teenager, nonostante io non sia più una teenager da mo', però lei, questa è una comedy, lei, Jenna, la protagonista, è la sfigatella, che cioè non in realtà non è la sfigatella, è quella che nessuno si caga, la signorina nessuno, che un giorno per sbaglio si ferisce in bagno e tutti credono che abbia tentato il suicidio. Da lì lei diventa visibile a tutti, in poche parole. E poi c'è la storia d'amore con il ragazzo più parole della scuola, le sue amiche, la sua madre. Lei scrive un blog, il diario è un blog online fondamentalmente, e perché ovviamente siamo nel XXI secolo, XXII, insomma siamo nell'età moderna e quindi i diari vanno tenuti online. E insomma, la prima serie mi è piaciuta parecchio, la seconda anche, l'ho guardata, carina, triangolo amoroso, già visto, già fatto, però Team Matt, Team Jake. Ah vabbè, la terza non l'ho neanche cominciata perché non lo so perché, non mi ispirava. Girls, ho incominciato a guardarlo perché l'avevano definito il Sex and the City cinico. In realtà no, per me non c'è zicco un cavolo. Io ho guardato le prime serie, la prima serie, parte della prima serie neanche tutta, e non è che mi abbia preso più di tanto, onestamente. Non mi piacevano i personaggi, mi stavano tutti sulle balle, ma tutti proprio. E quindi l'ho mollato anche quello per i fatti suoi. Andiamo in ordine, ne ho una serie, sta venendo un video lunghissimo, li leggo e magari. Allora, The Tomorrow People. Supereroi, interessante, dopo due o tre puntate è noia, perché è già visto, già fatto, no. Grey's Anatomy. E io penso di essere una delle poche persone che non guarda Grey's Anatomy, io guardo le prime serie e poi dopo basta, praticamente da quando è andato via Burke, che tra l'altro ho letto che dovrebbe anche tornare, il dottor Burke, e a me non è più interessato, quindi Dexter, stessa roba, guardo le prime due serie, la prima serie, le prime due serie, poi mi è venuta noia e non l'ho più guardato, anche perché poi ho sentito cose negativissime sulla penultima serie. Downtown Abbey, anche qui ho guardato la prima serie e poi dopo ho lasciato perdere. In realtà me lo recupero. Fringe, stessa cosa, prima serie, poi dopo ho lasciato perdere. Hannibal all'inizio non mi aveva preso e poi dopo ho lasciato perdere anche quello. È una serie di telefilm che poi lascio perdere. Heart of Dixie, ammetto, Heart of Dixie ho cominciato a guardarlo principalmente perché c'era Summer. No, non è Summer, è lei, non mi ricordo come si chiama. Quella
che interpretava Summer in O.C., che non mi ricordo, di cui non mi ricordo il nome. Orange is the New Black, carinissimo all'inizio, molto originale, però poi a conti fatti non... Anche questo l'ho lasciato a metà della prima serie. Misfits e Skins li metto insieme perché per me tutti e due, al di là che sono comunque la solita, non solita, il metodo inglese, cose corte, ragazzi che sembrano i figli del demonio, però tutte e due le prime serie, la prima e la seconda, mi erano piaciute tantissimo in entrambi i telefilm. Poi Misfit hanno incominciato a cambiare tutti gli attori, dopo non mi piacevano più di tanto gli attori, e stessa cosa in Skins. Skins ogni due serie cambiavano completamente il cast e anche lì non mi piacevano gli attori, non mi piacevano le storie, era tutto molto più esagerato rispetto alla prima serie, quindi non l'ho più guardato. Once Upon a Time in Wonderland ho guardato qualche episodio perché ovviamente, essendo che Once Upon a Time mi piace da matti, ho detto vabbè, Once Upon a Time in Wonderland, tanto di cappello, tanto mi da tanto, invece no, assolutamente no. Per me il fatto che sia ambientato a Wonderland, quindi una terra di fantasia, molto più di fantasia rispetto alle terre ambientate in cui è ambientato Once Upon a Time, la rende molto più irreale e molto... mi piacciono meno i personaggi, Alice mi sta sulle balle parecchio, e quindi anche quello l'ho lasciata perdere dopo qualche episodio perché non mi prendeva come Once Upon a Time, mi ha un po' deluso. Telefilm invece di cui ho guardato dei telefilm sparsi che mi interessavano, cioè che potevano interessarmi ma che poi non ho approfondito. Questi ve li leggo proprio di piante perché sennò non andiamo più avanti. The Vampire Diaries, Big Bang Theory, Chuck, Modern Family, New Girl. New Girl, tra l'altro, ho visto il pilot a New York in diretta perché ero in vacanza a New York. È stata abbastanza figa come cosa. Supernatural, lo guardo sempre quando lo becco su Rai 4 perché comunque loro due sono fighi. Però poi non mi viene da guardare tutto per sapere tutta la storia. Under the Dome è stata una cosa tristissima, è un telefilm basato su un libro di Stephen King e anche lì il pilot è stato, mi è piaciuto da matti, praticamente questo paese a un certo punto arriva una specie di cupola che gli isola da tutto il resto, fighissimo. Io ho avuto la brillantissima idea di andarmi a wikipediare la trama del libro e quando ho scoperto da cosa era causata questa cupola, ho detto no, io ho chiuso. No. Invece, telefilm che vorrei vedere, o meglio, che non ho mai visto una puntata se non. Cioè, che ne ho sentito tanto parlare, che però non ho mai guardato assiduamente, o magari neanche una puntata proprio. Breaking Bad, ho sentito parlare cose miracolose, bellissimo, bellissimo. Io guardo la prima serie quando mi era capitato su. La prima puntata che mi era capitata su Rai 4, però non mi aveva preso tanto. Però vorrei vederlo. Pretty Little Liars, How I Met Your Mother, Beauty and the Beast, Sex and the City e Revenge. Infine i telefilm finiti che mi sono rimasti nel cuore. Ce ne sono tanti probabilmente se vado indietro nel tempo, ma io rimarrò proprio a quelli che ho guardato tutte le serie assiduamente. A parte Friends, che vabbè, quello ero troppo piccola per guardarli tutti, però è uno di quei telefilm che ti rimangono nel cuore. Chiunque penso abbia visto almeno una puntata di Friends, fa sempre ridere. E la fine è un po' agrodolce, ma mi è rimasta un po' qui. Però, vabbè, vediamo in modo positivo, è un telefilm che mi era piaciuto tantissimo. Dawson's Creek, assolutamente, è stato il mio primo telefilm in cui ho avuto la concezione di serie TV che inizia e che fine, prima serie, seconda serie, terza serie, quarta serie, quinta serie. Lasciamo perdere quella orribile finale di un'ora, due, cos'era quel film in cui... Dopo 5 anni facciamo vedere cosa era successo alle loro vite, come andava a finire, che per me è stato veramente uno schifo come chiudere un telefilm, perché effettivamente alla fine un po' si tirava, un po'... Però per me rimarrà sempre nel cuore Pesi, per me Pesi, oh Pesi. Scrubs, cioè è stato il mio primo medical comedy drama, perché c'erano delle puntate che mi hanno fatto piangere come una fontana. E ho cominciato a guardarlo proprio su MTV, mi piaceva tantissimo, cioè JD, chi è che non... Quando JD...
si perdeva per i suoi pensieri. Bellissimo, è finito anche bene, come sono soddisfatta di come è finito, al di là della nona serie extra che non sarà, che facciamo finta che non sia esistita. Queer as Folk, anche questo è un telefilm molto particolare, molto particolare. Non so, cioè, se ne avete sentito parlare, è strano, perché comunque è stato mandato in onda in determinate fasce orarie, in determinate televisioni, perché comunque parla di la storia di sei ragazzi gay e due lesbiche, e delle loro vite a Pittsburgh, però è molto peso, ma peso spinto esplicito. E quindi, però, gente, a Brian Kinney il protagonista non si può, non si può resistere. Lui e Justin sono meravigliosa. E anche questo è finito con molto. Mi ha lasciato molto l'amaro in bocca come finisce. Però vuole finire un po' così. Direi che più o meno ho detto tutti i telefilm che potevo dire. Se siete ancora qui, complimenti. Thumbs up a voi e non a me. E fatemi sapere quali sono i vostri telefilm preferiti, se conoscevate alcuni di quelli che vi ho detto, se più o meno nelle categorie in cui li ho messe io vi ci rispecchiate o se me ne consigliate altri, anzi, se avete dei telefilm da consigliarmeli, scrivetemeli sotto nei commenti, che così me li recupero, magari do un'occhiatina, vedo un po' se mi possono piacere. E quindi commentate, spolliciate e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, perché non siete ancora iscritti al canale. E anche per questa volta è tutto, dopo questo chilometrico video, e sto ancora andando avanti. Alla prossima, ciao!